Arte, scienza e solidarietà sono i fili che compongono la tavola dell'Alleanza, l'arazzo realizzato nel carcere di Rebibbia. L'opera, ideata dall'artista palermitana Daniela Papadia, è stata tessuta da 6 donne di diversa nazionalità detenute all'interno del carcere romano e raffigura nel suo ricamo la mappatura del genoma umano, un simbolo che unisce tutti gli individui per il 99,9% dei suoi geni. Ogni persona è dunque unica, ma allo stesso tempo simile proprio grazie alla sequenza del DNA. Un paradosso che grazie all'artista Papadia diventa arte. È come se noi facessimo parte di un unico genitore e quindi siamo come un progetto umano che è unico, no? Un'unica grande famiglia. Allora ho pensato, ma se nel nostro sangue c'è questa informazione, com'è possibile che poi non si riesca a trasformare, no? Comunque è un messaggio importante, no? È quasi scientifico, non so come dire, che però non esiste l'idea della razza, perché la razza è solo un gene. E quindi da varie anime di questo progetto, di queste possibilità, di questi incroci, nasce il progetto La Tavola dell'Alleanza in realtà. L'emergenza storica dell'arte affermata.